Dopo gli interventi di riqualificazione dei plessi scolastici e della palestra comunale completamente rimessa a nuovo, il comune di Querovas investe ancora sulle scuole potenziando le dotazioni tecnologiche di elementari e medie. Abbiamo fatto investimenti importanti in opere, quindi edifici, ma soprattutto anche in tecnologia, soprattutto in quest'ultimo anno. Uno, abbiamo un ritardo importante che ha accumulato Infratele Open Fiber nell'adottazione della fibra in questo comune per problemi connessi con il superamento dei costi, per cui stiamo combattendo una battaglia aspra in questo senso, ma nel frattempo ci siamo organizzati con sistemi alternativi, soprattutto via radio, e abbiamo adesso un'ottima connessione in tutti gli edifici pubblici. E, oltre a questo è stata, sono state dotate tutte le aule, come è visibile, di, di, delle LIM, quindi di Lamagne connesse informaticamente ed è stato da poco dotato tutto il complesso scolastico, oltre della connessione che dicevo prima, di un sistema capillare wifi che consente agli insegnanti di interagire ovunque essi siano con la struttura e la didattica e quindi abbiamo potenziato il più possibile tutto il servizio anche proprio in funzione del crisi emergenziale che stiamo vivendo. Tecnologie che cercano in qualche modo di agevolare anche le lezioni a distanza con cui gli studenti a causa del Covid si sono dovuti cimentare, ma che non sempre sono di facile gestione. Noi utilizziamo parecchio la LIM proprio per avere anche un'interazione, eh, lavoriamo interagendo direttamente con i bambini. Un sostegno prezioso alle realtà scolastiche locali. Avere a disposizione un ente comunale così sensibile a quelli che sono i bisogni della comunità, cioè quello di donare, Dotare le aule di strumenti in modo tale da poter interagire anche a distanza, visto l'emergenza pandemica in atto, è fondamentale. Alla tecnologia si affianca inoltre il tema della sicurezza dei cittadini: con il posizionamento proprio in questi giorni di apposite telecamere di videosorveglianza anche nella vicina palestra comunale.